Give me a parachute. Ragazzi, sono Giante, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui con Minecraft con la mini gear survival. Ho da dirvi un paio di cosette. Come vedete in mano ho una beata ceppa. Stavo registrando, stavo andando a perlustrare l'altra isola. Prima di tutto sono tornato come prima cosa nell'ultima isola che avevamo esplorato, perché mi avevate detto nei commenti che sotto c'era una chest con i diamanti che ho preso e conservato qui perché ne ho 9. Il problema è che poi sono andato e mi sono messo anche un cubetto di lava qui per non rischiare, e mi ero anche non mi fido, dopo vi faccio vedere, andiamo a dormire. Avevo anche raccolto 2 pezzi di ossidiana, perché comunque ci serviva per il Nether. Io che non ricordo quanti pezzi di ossidiana servono per il Nether, sinceramente. Dovrebbe essere qui, sì. Praticamente non mi ha registrato Fraps, non mi ha registrato. Intanto qui c'è un creeper che non mi piace. Vabbè, praticamente lì, se non vi ricordate male, c'era la lava. Sotto la lava c'era una chest con gli smeraldi e i diamanti. Smeraldi che poi ho preso, ho craftato in blocco di smeraldo, e mi ha sbloccato l'achievement allargandosi un altro po'. Poi avevo iniziato a esplorare l'altra isola, che era piena praticamente zeppa di silverfish e robe varie, che dovrebbe essere quella lì. Sì, quella lì, quel barattolino lì di lana gialla, rosa, come cazzo è. E son caduto e avevo in mano ovviamente il piccone di diamante. Ora io il piccone di diamante me lo rifaccio e spero che di far bene, signori. Però col cazzo che ci ritorno col piccone di diamante, e adesso mi faccio una spada normalissima. Ditemi se sto facendo bene, perché non ne ho la più pallida idea. Qui abbiamo delle carote che potremmo anche piantare qui, ok. Mi faccio praticamente, lascio tutto e mi faccio una spada. Vado lì e picchio un po' a sangue i silver fish. E poi ci sono anche i ragni velenosi, quindi io per precauzione, per non riperdere tutto, vado a fare un po' di bordello lì sopra e poi magari andiamo avanti. Io vi dico che avevo una brutta intenzione di non finire la serie, perché me la vedo troppo difficile per me, perché io volevo una serie un po' più semplice per iniziare. Il problema non è che è complicata, cioè io non posso star ogni appuntamento a dirvi come si fa, quindi stavo dicendo nel video, non so, magari faccio una serie vanilla per iniziare, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Lo avevo detto nel video, qui praticamente, qui che sono morto, sono cascato e ho perso il mondo. Qui praticamente c'erano nani appalate e silverfish appalate. Guardate quanti sono, guardateli. Allora, c'è sicuramente lo spawner di silverfish e magari ora mi faranno crepare male, quindi andiamo a vedere un po' dove sto cazzo di spawner, che lo rompiamo subito. Quanti so, mamma mia, quanti so. Muoio, sono morto. Porco schifo. Allora, è complicato, ok. Io ci ritorno lì, ma ovviamente non è che mi porto. Allora, qui è cresciuta la canna da zucchero, ok. E la lasciamo, perché non voglio perdere nulla. Sarà molto difficile riuscire ad andare avanti in quella isola. Io non sono esperto, ve l'ho già detto miliardi di volte. Fatemi sapere cosa ne pensate di suo fatto di fare una serie vanilla, che è praticamente un tantino, cioè no che più semplice, però partiamo da zero tutti quanti e pian piano partiamo, impariamo tutti insieme. Voi mi date una mano, anche perché la serie vanilla, magari una serie principale, capito, di Minecraft, che può durare tipo miliardi di episodi, non so, voi magari ci facciamo un bel mondo, queste robe qua. Fatemi sapere cosa ne pensate della serie vanilla, come diciamo la Stepney, come la Surry, cioè quelle cose lì. Ok, ho la spada. Dove cazzo è? Ma c'è un silverfish. No, ok, c'è ok, sono avvelenato. Porco schifo! Sono consapevole che non ce la farò mai. Sei stato uscito da pesciolino d'argento. Mi spiegate cos'è il pesciolino d'argento? Mamma mia, quanto è difficile. Io odio sti cazzo di silverfish. Madonna mia. Quanto tempo devo starci? Allora, dovrei procurarmi un po' di cobblestone.
Allora, la spada dov'è? E questi già vengono qui. Ma porco schifo. Ok, ma i ragni la mattina non dovrebbero non rompere le palle? E invece sì che rompono le palle, guardali. Guarda come devo cadere adesso. Mi sono anche avvelenato. E mi seguono i silverfish, porco schifo. Che faccio? Che faccio? Mi seguono? Dobbiamo scendere a casa. Dobbiamo scendere a casa e prendere un po' di cobblestone. In modo da, capito, che mi ci butto. Non ho cobblestone. Oh, sì che ho cobblestone. Non muore. Non muore, non sdoppiarti, ti prego, non sdoppiarti. Muori, stronzo! Speriamo di non perdere tutta sta cosa. Che palle, ma quanti sono? C'è lo spawner sicuro, e questo l'abbiamo capito. Vieni qua, pesciolino d'argento. Vai giù e vai a farti fottere. Allora, speriamo che non ci sia qualcun altro. Fatemi sapere, cioè, capite cosa dico? Per me è stra difficile come sera, alla fine è la prima che faccio. Allora, io vado qua, vaffanculo. Non per... Ok, la cobblestone è rimasta lì. Se magari vedete che comunque vado a rilento, è perché io non sono un fenomeno. Per questo vi chiedo, io ad ogni appuntamento vi chiedo come si fa quello. Perché non è che io sono tutto sto granché. Sto ragno già mi ha rotto le palle. Me li hai rotti, ma non fai. Devi morire male. Muori a mani nude, ti rompo. Ok, vediamo un po' com'è la situazione qui. Allora, là ci sono gli spawner. La mia spada dove? Madonna, quanti... Come ha fatto? Ah, ma salgono sti bastardi. No, è impossibile. Ragazzi, è impossibile. Come cazzarò la faccio? Poi ho perso anche tutta l'armatura. C'è qualcosa di incredibile. Qualcosa di incredibile. Allora, io con questo dovrei farmi un piccone. Cioè, ragazzi, io sono veramente in difficoltà, perché secondo me è molto difficile. Cioè, sarà che sono scarso io, non lo so, non ho idea. Però fatemi sapere se volete che la continui sta serie, perché veramente io mi trovo abbastanza in difficoltà, perché non sono espertissimo, ve lo ripeto. E quindi mi trovo abbastanza in difficoltà. Ok, rompiamo qui. No. Ma porco, ci sono ovunque. Ciao. Da, vabbè. Cioè, ma il creatore di sta mappa si sgrillettava. Ma fatemi capire. Cioè, appena finisco Pietrisco, io chiudo l'episodio. Cioè, ragazzi, non me ne vogliate, perché mi divertiva sta mappa. Fatemi sapere che ne pensate. Per me sarebbe più carino, perché io, cioè, sta mappa alla fine ho avuto difficoltà surreal nel farla. E dovrei farcela io, che sono un pirla su Minecraft. Dove va quel run? Cioè, io non so come fare, ragazzi. Veramente non ho la più pallida idea di come andare avanti. No, c'è anche l'omino Michelin là. C'è anche l'omino Michelin. Come cazzo li rompo tutti sti spawner? No, vabbè, basta, ragazzi. Cioè, non so, veramente non so come andare avanti. Sono impedito io. Vi lascio con sto dude, faccio decidere a voi, ok? Cioè, alla fine è inutile continuare a fare Minecraft, a fare sta mappa, se non la so fare, se non sono espertissimo. Cioè, alla fine io non so neanche di cosa si parla, del blocco, del sensore, della lacrima di gas. Io sono un pirla. Cioè, queste cose si fanno piano piano. Magari facendo una serie vanilla tu impari cose. Signori, io lascio a voi la parola e non so veramente... A me fa piacere sentire la vostra opinione. Fatemi sapere cosa ne pensate di sta cosa. Se volete che continuo, non ne ho idea. Io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere. Lasciate un mi piace, commentate, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi alla pagina Facebook, al mio profilo Instagram. Tutto sta in descrizione. Il video è finito, gente, è tutto. Fatemi sapere, mi raccomando. Ciao, voglio!